qui partono le cose a caso, comunque. Che io non l'ho attivata questa situazione. Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su Hellas Games. Oggi cambiamo tutto, oggi nuovo gioco. Oggi siamo su One Piece. Su One Piece, che veramente io ho adorato questo anime, lo adoro tuttora, anche se sono un po' fermo con gli eventi. Dopo il timeskip mi sono un po' fermato, però comunque l'ho sempre adorato questo titolo, questo anime. E se vi può interessare, qui sotto c'è il link di Instant Gaming. Questo titolo lo trovate a due prezzi, nella versione classica, come quella che diciamo quella base, che viene sui 38 euro mi pare, mentre la versione deluxe la trovate a 57 euro, che comunque è un prezzo nettamente scontato rispetto a quello che potreste trovare su Steam, che è a prezzo intero ancora. Quindi cominciamo, vediamo un attimo. Mamma mia, Nami. Che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire, Nami? Allora, diario, dai. Penso sia la storia. Dovrebbe. Ok. Non l'ho mai giocato. Questi da serie Pirate Warrior non l'ho mai provati. So che è un Mushu, però... Chi è? Ehi, Kid, non intrometterti. Allora, quante volte devo ripetertelo? Sarò io a sconfiggere Kaido. Oh là là, dove sei Kaido? Non mi sconfiggerai mai. I generi Mushu veramente non mai giocare. Però è One Piece, quindi va bene così. E l'iniezione dei pirati del 100 bestie. Guarda lì. Madonna, ma non è possibile. Sconfitti i prati e 100 bestie, sì, ma quelli continuano ad arrivare però. Avanza verso l'area bersaglio. E... quello di qua? Suppongo. Ok, azioni aree. Premia per saltare, ne puoi inoltre premere A durante attacchi combinati come XA, XYA per effettuare un attacco lancio. Dopo aver saltato e aver effettuato un attacco lancio, premi X oppure Y per effettuare attacchi aerei. Puoi combinare X e Y per eseguire varie combo. Come per gli attacchi a terra, il numero massimo di combo varia in base al personaggio e il numero delle combo aumenta quando cresci. Sì, ma io voglio usare altri personaggi, non voglio usare Rubber. Cioè, Rubber è bene, forte, quello che vuoi, però... Dobbiamo mettere Sanji. Ah, ok, scusa, devo fare... Madonna. Se riuscisse a prenderne qualcuno sarebbe ottimo. Bene, questa volta prenderemo... Distruzione attacchi potenti. Alcuni edifici e oggetti possono essere distrutti dagli attacchi dei personaggi. Causare distruzione comporta danni aggiuntivi ai nemici coinvolti, e dagli oggetti distrutti possono apparire degli oggetti. Buono. Alcuni degli attacchi lanciano in aria i nemici sconfitti o storditi. Edifici e oggetti possono anche essere distrutti lanciandoli contro i nemici. A posto. Distruggi la barriera. E va bene. Siamo qui per questo. Scatto potenziato, premi B per effettuare uno scatto potenziato che ti permette di respingere i nemici mentre ti muovi. Tieni premuto B per aumentare la distanza percorsa. Lo scatto potenziato può essere usato in varie situazioni.
L'uso dello scatto potenziato consuma resistenza. La resistenza si rigenera gradualmente quando non si attacca. Ok. Però io volevo riprendermi questo. Ok. Dove niente male. Qua. Scatto potenziato a breve distanza. Combatti nemici potenti. I nemici più forti hanno indicatore armatura. È possibile consumarlo solo attaccandoli. I 90 vuoto saranno in temporaneo stato di stordimento. I nemici in questo stato non possono difendersi, dandoti quindi la possibilità di eseguire combo. Puoi agganciare i nemici forti. Ok, mentre sei agganciato. Ok. Usando lo scatto potenziato mentre sei agganciato, senza aver selezionato una direzione, ti muoverai verso di loro. Cioè verso il bersaglio. Va bene. Ok. A vederlo però. Ah, ecco. Ma non sono così incredibilmente potenti. Io pensavo fossero dei boss. Sono i midi boss. Qua. Capo samurai. Ma di lì. C'è roba? No. Cappello di paglia, dove sei? Non riesci a... mi sfuggirei così non so più leggere. Fuggirei così facilmente. Big Mom. Papà non la conosco. Lì mi sa che è molto più avanti di dove mi sono fermato io. Tieni premuto RB. XYB oppure A per effettuare le tue mosse speciali. Per usare una mossa speciale, la barra della mossa speciale deve essere piena. Fa una grinza. La barra della mossa speciale si riempie attaccando e subendo danni ai nemici. La velocità di riempimento della balla. Dalla barra varia in base alla mossa speciale. Ok. Se imposti l'esecuzione facile delle mosse speciali su One nella schermata delle opzioni, potrai attivare una mossa speciale premendo e rilasciando RB. Se più di una barra delle mosse speciali è piena, premere RB più XYB attiverà la prima mossa speciale. Anche con l'esecuzione facile delle mosse speciali impostata su One, tenendo premuto RB e successivamente prendendo XY, verrà attivata solo una mossa speciale selezionata. Va bene. Quindi... vabbè, ma continua ad arrivare sta gente. Proviamo... mossa speciale. Oh. Oh là là. Efficace, assolutamente efficace. Quanti ne devo abbattere più o meno all'incirca? Spostate. Ah no, perché devo farle tutte. Ok. Ah, questa è molto efficace. Se no, se sto infame appariva prima era un bel lavoro. Almeno gli scatenavo una mossa speciale torno. Ok, sconfitto. C'è un altro? Ce n'è altro. Va. Vieni qua. Aspetta, arriva. Very well. Kid ce la fai da solo. Bene, continuiamo a muoverci. Ok, dove? Devo spaccare qua? Sì. Chi è Big Mom qua? Non conosco la situazione. Combattere boss giganti. Quando l'indicatore armatura è vuoto, il personaggio perde uno unico nello scudo ed entra in uno stato di armatura spezzata. In questo stato il personaggio si interrompe se viene colpito da attacchi e riceve più danni del solito. Inoltre, se resta senza icone e scudo, il personaggio perde i sensi. Va bene. Aspetti, scusi lei.
Momento. Dai una lezione. Porca. Ora. Che è successo? Alcune mosse speciali potenziano i personaggi facendo entrare in uno stato di esplosione alla massima potenza. Mentre l'esplosione alla massima potenza è attiva, la barra speciale si svuota gradualmente. L'esplosione terminerà quando la barra è vuota o premendo lo stesso pulsante che l'ha attivata. Io non ho idea di quale pulsante l'abbia attivata, però è un problema. Vediamo se sta panzona. Scusi lei, ma qual è il tasto che aveva attivato sta cosa? Vabbè, io continuo a minare. Ma la posso bloccare? Quanto sei brutta. Mamma mia. Questo? Niente altro? Kaido. Ah, è quello che stavamo cercando. Big Mom ha fatto fuori un colpo solo. Eh sì. Quindi vuol dire che questo sarà anche più forte. Molto probabile. Qui partono le cose a caso, comunque. Che io non l'ho attivata questa situazione. Vabbè. Funzionerà? No. E poi questa cos'è? Una modalità nuova? Io non la conosco, onestamente. Però va bene, uguale. Non sembrate aver perso ancora l'esperienza, ma vi schiaccerò e diventerò ancora più forte. Sei sicuro di questo? Che bel braccio che c'ha sto qui. Non andrei da nessuna parte. Effettivamente è così. La peggiore delle generazioni. Non farmi ridere. State solo giocando a fare pirati. E dai, un po' sono forti, dai. Fa impressione quando c'ha le braccia nere, però. Folle, pensavi di potermi battere facendo squadra con loro? Evidentemente pensi che non c'è stato un ragazzino come te non potrà mai essere dei pirati. Non essere presuntuoso cappello di paglia. Allora potete anche morire. Cazzate. Sembra che le ultime parole di Gold Roger e dei pirati abbiano spinto innumerevoli uomini e donne a partire per il mare, ma mo si comincia dall'inizio. Ma questo era il tutorial. I pirati da tutto il mondo spiegarono le vele alla ricerca del tesoro perduto di Gold Roger. Avventurieri l'inseguimento dei propri sogni nei sette mari. Era davvero l'inizio della grande epoca della pirateria. Quindi. Quello lì è quello che... No. Non ti chiederò più di portarmi con te. Ho deciso che diventerò un pirata per conto mio. Bravissimo. Come se uno come te avesse la stoffa per fare il pirata. Shank. Metterò insieme una ciurma all'altezza di quella di questa nave e troverò più grande tesoro. Diventerò il re dei pirati. Ma dai, pensi di poter superare me la mia ciurma, eh? In questo caso
Puoi tenere al sicuro questo cappello per me. Per me è molto prezioso. Cappello, il mitico cappello di Shen. Aspetterò il giorno in cui me lo restituirai, quando sarai un grande pirata. Levate l'ancora, issate le vele, partiamo. Shanky il rosso. È qui che è iniziata l'avventura di un ragazzo 10 anni fa. Eh sì. Quanti ricordi, mamma mia. Ah, proprio ci rifacciamo tutta la storia. Per prima cosa sarà meglio trovare una ciurma. Mi servono almeno 10 persone. Bene, meglio iniziare a cercare. Però è il re dei pirati. Ora puoi giocare in modalità diario del tesoro. Ma very well. Ah, ok, non cominciamo da proprio dall'inizio inizio. Ci abbiamo già un... Selezione un capitolo. Arco di alabasta è l'unico che possiamo fare. Meno male. Allora. Quindi. Cosa dobbiamo selezionare? Alla terra dei deserti, legami fraterni e grande entusiasmo. Ok. Ma chi usiamo? Domanda tecnica. Monkey D. Ruffy. Shanky il Rosso, Monkey D. Ruffy decise di avventurarsi per i mari per mantenere la promessa fatta a Shanky il Rosso, un grande pirata incontrato da bambino. E così Ruffy attraversò l'oceano per raggiungere il suo sogno di diventare re dei pirati, facendo molti strani incontri nei suoi viaggi per il mare del sud. Viaggiando incontrò lo spadaccino Zoro, cacciatore di pirati, il cecchino Usopp, il cuoco Sanji e la navigatrice Nami, in quale si unirono a lui come ciurma nella Going Merry. Ruffy e la sua ciurma decisero di dirigersi verso la rotta maggiore, un'area ferocemente contesa dei pirati di tutto il mondo. Si diceva che il tesoro perduto di Gold Roger, re dei pirati, si trovasse lì. E non era vero. Assolutamente. Dopo aver sconfitto numerosi pirati e il famigerato Arlong nel mare orientale, venne posta una taglia di 30 milioni di berri sulla testa di Ruffy. Dopo essersi fermati a Rogue Town per prepararsi al lungo viaggio, vennero inseguiti dal capitano Smoker, il cacciatore bianco, ma riuscirono a seminarlo. Voglio trovare l'All Blue. Diventerò il re dei pirati. Voglio diventare il migliore spadaccino al mondo. Disegnerò una mappa del mondo. Diventerò il combattente più coraggioso di tutti i mari. E questa... Ah, vedo tosto. Luffy e la sua ciurma dichiararono i loro sogni prima di dirigersi verso il gnocco. Andiamo verso la rotta maggiore. Dopo essere entrati nella rotta maggiore e aver iniziato una nuova avventura, Ruffy e la sua ciurma incontrarono la principessa di Alabasta, Libby, che si era infiltrata nella Baroque Works. La ciurma decise di dirigersi verso la patria di Libby per sedare una guerra civile provocata dalla Baroque Works. Ma Nami si ammala di una brutta febbre, allora Libby ha un'idea. Il modo più veloce per arrivare ad Alabasta è far tornare Nami in salute. Come si fa? Dopo essere arrivati sull'isola di Drum, Nami viene presa in cura dall'abile dottor Kureka, la mentore di Tony Tony Chopper, una renna che ha mangiato il frutto per diventare umano. Luffy e i suoi amici invitano Chopper a unirsi alla ciurma come dottore, ma lui rifiuta l'invito dicendo che è un mostro ripudiato sia da umani che da renne. Grazie per l'invito, però ora rimarrò qui. Ma se mai capitasse di nuovo da queste parti, è com'è morbidoso. Forza, andiamo. Dopo che Nami si è ristabilita completamente dalla febbre, Chopper si unisce alla ciurma e i pirati di cappello di paglia riprendono l'avventura, facendo rotta per la patria di Libby, Alabasta. Abbiamo fatto un sunto totale della situazione. Perfetto. Chi usiamo? Usiamo Sanji. Assolutamente. No! L'episodio selezionato contiene nemici femminili. Sanji è svantaggiato contro i nemici femminili. Va bene? Sì, va bene. Non me ne frega niente.
Stile di combattimento del tipo veloce. Caratteristiche del tipo veloce: il consumo di resistenza è ridotto durante uno scatto potenziale. Tieni conto, cioè, i nemici femminili, lui è svantaggiato. Povero Sanji. Non è colpa sua. Un eroe. Crocodile è l'eroe di Alabasta? Sì, Crocodile è un membro della flotta dei Sette. In pratica è un pirata ufficialmente riconosciuto dal governo mondiale. Per quanto riguarda la gratitudine dei cittadini, a loro non importa se sia la flotta dei Sette o la marina a sbarazzarsi dei pirati. Comunque dubito che quelle persone avrebbero mai immaginato che loro eroe stesse in realtà cercando di prendere il controllo di Alabasta. Crocodile sta portando la violenza ad Alabasta per prendere il controllo del paese. Se riuscissimo a impedire che ciò accada e a scacciare la Baroquworks, potremmo essere in grado di salvare Alabasta. Chiaro. E dov'è Ruffy? Shepherds. Sto morendo di fame, dov'è la mensa più vicina? Voglio cibo, cibo. Cappello di paglia. Smoke. Smoker gas. Quindi alla fine sei venuto. Il fumo di quel giorno, eri tu? Che ci fai qui? Ancora un po' che saresti fuscito. Io non so più parlare, ragazzi, mi spiace. Ancora un po' che saresti fuggito da Rogue Town. Ma questo è il capolinea. Devo darmi la gambe. Fuggì. A lei e alla sua assistente. Tashigi, raduna gli uomini subito. Che cerchino tutti i pirati di cappello di paglia senza tralasciare niente. Sergente o quartier generale della marina. I pirati di cappello di paglia? Ricevuto. Questa volta arresteremo Zoro, il cacciatore di pirati, e prenderemo la sua spada. La vorresti, eh? Pensi che ci lasceremo catturare? Dove pensi di andare? White Blue. Onda di fuoco. Ah, non me lo ricordavo. Dacci un taglio, sarei anche fumo, ma io sono fiamme. Da una sfida del genere non uscirebbero vincitori. Ancora tu, cosa ci fai in questa nazione? Il comandante della seconda flotta di pirati di Barba Bianca. Portuguese di Ace. Mio fratello, lo sto cercando. Ace? Non sei affatto cambiato, Ruffy. Ace pugno di fuoco. Colui gas. Personaggi. Ok. Condizione in vittoria. Rompi l'assedio di Marine. Ok. Condizione sconfitta. Qualcuno degli alleati è stato sconfitto. Ah, quindi possiamo cambiare da un personaggio all'altro. Dare una lezione a Smoker. Ok ragazzi, direi che il video è durato abbastanza, ma non vi preoccupate perché lo continuiamo nel secondo video, questa parte qui. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia. Vi ricordo che tutti i giorni sono su Twitch alle 6, alle 18, e poi faccio 18 Twitch, 19, alle 19 sono di nuovo su YouTube e faccio la live anche su YouTube. I miei video escono la mattina alle 10 e alle 20, 10 del mattino, 20 di sera. Detto questo, noi ci vediamo come sempre al prossimo video, sempre qui su Lost Games. Ciao a tutti ragazzi!